Ok, benvenuti e bentornati con Leggerofobia, un programma che cerca di dare un panorama di informazioni e di aggiornamenti sulle politiche sulle droghe, su quello che sono le novità che si muovono nel mondo antiproibizionista e la guerra alla droga paese per paese, come dice il sottotitolo. E allora, come già si era detto le volte precedenti, ne abbiamo parlato spesso e si comincia con gli aggiornamenti sull'Olanda, dove appunto è cambiato il governo, ci sono state le elezioni, adesso è già qualche mese, e il nuovo governo, come ci si aspettava, ha cambiato decisamente orientamento di nuovo sui coffee shop, e quindi Olanda niente più carta cannabis, coffee shop aperti agli stranieri. Saranno le singole città olandesi a decidere se consentire o no l'accesso ai coffee shop ai turisti stranieri, abbandonando così la strategia della cosiddetta carta cannabis, l'hemp card, mi sembra che si chiamasse, che la precedente maggioranza aveva cercato di imporre a livello nazionale. E quindi c'è appunto, come si era già visto l'altra volta, un tentativo di affidare ai comuni ciascuno di legiferare per conto proprio su questo aspetto, perché è a livello locale che si ha il migliore punto di vista per determinare quali misure sono più efficaci, ha detto il ministro della giustizia Ivo Opstelten in una lettera indirizzata al Parlamento intitolata La carta cannabis viene abbandonata. Sicuramente in Olanda, ma in tutto il mondo direi, le situazioni cambiano e quindi anche le leggi sulle droghe, le strategie, le politiche sulle droghe cambiano a secondo che un paese poi appunto sia produttore o sia un paese di transito o sia un paese di consumatori. Anche all'interno dell'Olanda ci sono zone diverse geografiche e principalmente quelle di confine, come sappiamo, si erano trovate delle vere difficoltà di ordine pubblico e infatti la controversa carta è stata introdotta in alcune città del sud dell'Olanda dove nei weekend si verificavano problemi di ordine pubblico a causa della massiccia presenza di giovani provenienti dai paesi confinanti che approfittavano dell'occasione per poter acquistare e consumare liberamente droghe leggere. Sì, e aggiungiamo anche approfittavano dell'occasione per acquistare e consumare anche altri tipi di droghe, perché naturalmente poi il fatto che ci fosse questa massiccia affluenza di giovani in quelle città il fine settimana faceva sì che ci fossero anche gli spacciatori illegali di altre droghe. Dal prossimo 1 gennaio, secondo quanto stabilito dal precedente governo di centrodestra, il divieto si sarebbe dovuto introdurre in tutta la nazione. Il comune di Amsterdam, che era quello più contrario a questa misura, ha espresso soddisfazione per la decisione della nuova maggioranza ed ha già fatto sapere che i 220 coffee shop della città continueranno a essere aperti a tutti. E quindi buone notizie per chi vuole andare a farsi il weekend in Olanda durante l'inverno. Vediamo anche un altro articolo che parla anche dell'aspetto economico. Olanda, niente divieto per la cannabis agli stranieri. La tanto discussa legge che vietava la vendita di cannabis e altre droghe leggere ai turisti stranieri verrà abolita. La scelta è arrivata dopo un'attenta valutazione economica. Grazie a questo nuovo cambiamento, infatti, Amsterdam non perderà i milioni di turisti che ogni anno scelgono l'Olanda come meta delle loro vacanze, proprio per approfittare del fatto che il consumo di droghe leggere in questo paese è legale e soprattutto le centinaia di coffee shop presenti nel paese non saranno necessariamente costrette a chiudere per mancanza di clienti. Nello stesso tempo, però, le città confinanti con Belgio, Francia e Germania, dove l'utilizzo di cannabis è vietato, potranno comunque imporre un veto sulle droghe ai turisti per evitare l'aumento della criminalità e il pendolarismo esclusivamente legato al consumo di droghe. Ecco anche perché alcune città come Maastricht, per esempio, hanno ridotto la possibilità di comprare la cannabis soltanto ai residenti e quindi appunto le città di confine, mentre Amsterdam si conferma assolutamente su un altro indirizzo. Un'altra cosa che ho trovato sull'Olanda, che forse non c'entra con le politiche sulle droghe, però c'entra con l'antiproibizionismo, perché l'eutanasia è ben un argomento che ha a che fare con l'antiproibizionismo, c'è un articolo, peraltro molto scandalizzato, di questo sito che si chiama Tempi, molto scandalizzato perché si parla di assicurazioni che garantiscono a una serie di condizioni un'eutanasia e quindi la clinica ha anche istituito delle unità eutanasiche mobili che uccidono i pazienti anche a domicilio. Naturalmente questo appunto è un articolo nel quale si fa un po' ironia macabra alla cosa, però sicuramente diciamo che se per degli aspetti la morte che diventa così un business ci può fare un po' di impressione, non ci siamo abituati, d'altra parte però è anche un po' ipocrita perché anche a casa nostra comunque
è un business, e il fatto che l'eutanasia non sia legale fa sì che questo business sia clandestino e quindi forse molto peggio di ciò che c'è in Olanda. E con questo, con l'Olanda, direi che possiamo chiudere. Ora controllo se avete qualche domanda su questo. Oh, sono contenti di sapere che in Olanda si può continuare tranquillamente a fumare nei coffee shop. Perfetto, certo, sì, sicuramente. E allora passiamo al secondo argomento, che è la fantasia del narcotraffico, cioè così una serie di notizie su come e in che modo il narcotraffico sviluppa la sua fantasia, chi di droga come cassette nelle cassette del pesce. E questa è un'inchiesta che riguarda la Sicilia, condannati Giuseppe Scalia e Massimiliano Crini per traffico internazionale di cocaina, che nel marzo 2011 aveva portato all'arresto di 12 persone. A capo della banda un pescivendolo di Santa Flavia nel palermitano, che nelle telefonate intercettate indicava i carichi di droga come cassette di pesce. Ah, ecco, è un espediente per indicarlo al telefono, quindi non nelle cassette, ma carichi di droga come cassette di pesce. Assolto invece il bagarese Paolo Audia. Movimentavano chili e chili di cocaina acquistata a Barcellona in Spagna, con destinazione Napoli, Puglia e infine Sicilia. Il tribunale di Palermo ha così condannato, ci sono la lista delle tre persone condannate, sono stati accusati di aver trasportato 11 kg di cocaina purissima e di essersi adoperati per farla giungere nelle mani di Giuseppe Lo Coco, detto Giorgio, ufficialmente un pescivendolo di Santa Flavia, ma ritenuto il capo banda e condannato in abbreviato a 16 anni di reclusione. Incastrati da numerose telefonate intercettate dove per indicare i chili di droga si faceva riferimento alle cassette di pesce. Il vasto giro di droga fruttava alla banda circa 30.000 euro al mese e i boss di Cosa Nostra avrebbero assentito. Certo, anche l'avrebbero, direi che di troppo, perché certamente se girava tutta questa 30.000 euro al giorno non credo che potesse girare all'insaputa dei boss di Cosa Nostra. L'altra notizia invece, simile diciamo per qualche aspetto, è dall'Argentina, dove si allarga un'inchiesta di invio di cocaina dall'Argentina alla Spagna e al Portogallo, anche questo. Questa volta invece che chiamarla come le cassette del pesce, invece era proprio nascosta nei sacchetti di carbone vegetale. E anche questa è una bella inchiesta, perché comunque si parla di 900 kg di sostanza dal novembre del 2011 al marzo del 2012. Tra l'altro è interessante perché, a seguito di nuove leggi che sono state introdotte in Argentina, ma anche in altri paesi del Sud America e dell'America Latina in generale, si cerca di rendere più facili le indagini che riguardano poi il riciclaggio del denaro guadagnato col narcotraffico. E quindi questa inchiesta ha potuto appunto allargarsi, grazie al fatto che comunque questo valore sul mercato europeo in 3 mesi era di circa 40 milioni di euro, e quindi ci si è chiesti come è possibile poi riciclarli e farli ritornare nel giro economico legale, e sembra che venissero usate diversi tipi di manovre, fra le quali anche pagamenti in valuta estera alle imprese e anche altri. E questa è un'altra notizia sulla fantasia del narcotraffico. Un altro sulla fantasia del narcotraffico, un po' più triste, perché c'è un allarme per una cocaina tossica tagliata con l'antiparassitario. Diffusa negli USA, prolunga l'effetto della droga grazie a un farmaco usato anche come antitumorale. Sì, non si capisce bene come un antiparassitario possa essere un antitumorale, o forse si capisce, ma insomma. L'allarme è contenuto nero su bianco in una perizia depositata in un processo a carico di due giovani fermati dalla Guardia di Finanza a fine di settembre a Palese. Con loro avevano in una Smart 12 grammi di cocaina a polvere bianca, ha scoperto il tossicologo Roberto Gagliano Candela, trattata con una sostanza nociva, utilizzata per prolungare l'effetto della sostanza stupefacente. A Bari è la prima volta, il caso non ha precedenti. Questo tipo di cocaina negli ultimi tempi si è diffusa molto negli Stati Uniti. È pericolosa più della normale e comune cocaina, tanto da sollecitare un livello di allerta anche in Italia. La soglia di attenzione è massima anche nel nostro paese. E bisogna vedere se un allarme è giustificato oppure no. Qui si parla appunto di un caso. Sono gli uomini delle Fiamme Gialle a fermare i due giovani, oltre alla cocaina hanno con loro 76 grammi di hashish. Il caso così approda in un'aula di giustizia. Il giudice decide di disporre una perizia sulla polvere bianca e dalla relazione emerge un'inquietante scoperta.
La polvere bianca contiene una sostanza di taglio tossica, il levamisolo. Si tratta di un farmaco antitumorale usato per il trattamento del cancro al colon ed ancora usato anche nella medicina veterinaria come antiparassitario per animali, come pecore, bovini e maiali. Il suo utilizzo per tagliare la cocaina non è casuale. Il levamisolo produce, ma soprattutto aumenta, rendendolo più duraturo, l'effetto di questa sostanza e anche la sensazione di stordimento. Ma le conseguenze sono dannose, certo, sicuramente. Gli effetti tossici sono elevati, può causare lesioni necrotiche e malattie della pelle e ci sono rischi nel lungo periodo di essere anche cancerogeno. E quindi vediamo anche questo, direi che fa parte della fantasia, diciamo purtroppo, che poi fino a che queste sostanze non sono controllate e non vengono vendute in modo che si sappia esattamente cosa contengono, i rischi che si corrono a permettere che un mercato così grosso resti in mano a persone che non hanno nessun tipo di controllo in ciò che producono e in ciò che vendono. E quindi l'allarme per la cocaina tossica tagliata con l'antiparassitario. C'è poi in arrivo il rapporto sul narcotraffico 2012. Alla Camera, il 29 novembre, Fini sarà presente alla presentazione del rapporto narcotraffico 2012. Giovedì 29 novembre, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si terrà il convegno Rapporto Narcotraffico 2012. Introdurrà l'iniziativa il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. Interverranno Antonio Manganelli, Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Leonardo Gallitelli, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, Roberto Saviano, Marco Minniti, Presidente della Fondazione ICSA. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla web TV di Montecitorio, lo rende noto un comunicato. Siamo veramente curiosi di vedere questa presentazione del rapporto Narcotraffico 2012, sicuramente sarà interessante. Qui mi dice: ho una domanda per Claudia. Bene, allora fammela che ci sono qui che ti ascolto e intanto riprendo sempre la notizia sulla Camera, sì, anche il sito dell'ADUC, però devo dire che porta esattamente la stessa notizia come ve l'ho già letta. Io devo dire che noto la presenza di Roberto Saviano, che comunque è un segnale perché in questa platea, diciamo, iniziale, Fini, che è l'autore e l'estensore della Fini Giovanardi, Manganelli, però vediamo se si riesce finalmente a sentire anche qualche voce, qualche idea e qualche proposta diversa rispetto a quello che fino adesso è stato detto ed è successo anche in Italia. Vediamo un po' se. Indipendentemente, dov'è? Ho una domanda per Claudia. Claudia, cosa pensi della trasmissione di Volo sulla Canapa? Non l'ho vista, mi dispiace. Non l'ho vista e bisogna che mi riguardi il filmato, il video, visto che molti l'hanno messa su Facebook. Non l'ho vista e quindi non saprei cosa dire. Anche quella sopra di Gianni, vado a cercarmela. Ma sta continua ricerca di nuovi preparati artificiali. È motivata da ricerca di costi più bassi, effetti nuovi, fai da te più comodo. Ma guarda, da una parte è motivata dal fatto che le sostanze nuove, naturalmente, al momento che vengono sintetizzate, prima di diventare proibite, passano 2 o 3 anni, perché per quanto ci sia una rete internazionale di laboratori di ricerca che cercano di cogliere al volo le novità e di inserirle nelle tabelle, c'è sempre un periodo di almeno 1 anno e spesso anche 2 nel quale la sostanza c'è, però non è proibita semplicemente perché ancora non è stata sequestrata, analizzata ed individuata, sicché sicuramente uno dei motivi è certamente questo. Poi naturalmente anche la ricerca dei costi più bassi, perché no, alla fine sono comunque tagli. Sicuramente queste sostanze, non so da dove lo prendono, questo levamisolo. Poi ci sono anche delle strane diciamo collegamenti fra l'industria farmaceutica e il narcotraffico, specialmente ultimamente con tutto questo nuovo tipo di droghe. Poi, fra l'altro, con le droghe illegali usate in modo illecito, ci sono tutta una serie di confusioni e di mescolanze veramente particolari. Allora, però, io aspetto ancora la domanda. Allora, vediamo un po' se la trovo. Indipendentemente da quello detto, perché la canapa l'ha continuata a chiamare droga? No, guarda, veramente devo dire che
in generale comunque l'atteggiamento radicale sono le non droghe fin dal 1970. Se mi è sfuggita, secondo me, la parola droga mi è sfuggita mentre leggevo gli articoli, molto probabilmente. Non è che non credo proprio di aver pensato mai, né indicato tantissime volte mi sono trovata a dire che la canapa non è una droga, nel senso che comunque, a parte la confusione fra la parola droga e farmaco, coinvolge un po' tutte le droghe. In ogni caso, la sostanza meno tossica che esiste al mondo, fra le sostanze meno tossiche esistenti al mondo, e quindi sicuramente non ha niente a che vedere con gli altri tipi di sostanze che vengono proibite e che però anche quelle, secondo me, a mio modo di vedere, non avrebbero ragione di essere proibite. Cioè, fermo restando la differenza sostanziale della canapa, in quanto è un caso proprio esemplare di una sostanza che è meno dannosa delle altre e viene proibita molto più di altre, però comunque dal mio punto di vista di antiproibizionismo radicale devo dire che la proibizione arriverebbe tranquillamente da tutte le sostanze. E quindi ti rispondo che non mi sono resa conto se l'ho chiamata droga, mi sembra strano, forse l'ho fatto mentre leggevo un articolo molto probabilmente e se no starò più attenta a non farlo, diciamo così. E quindi l'incontro confini e un'altra notizia sempre dall'ADUC viene da Padova dove Flavio Zannonato, il sindaco, bocciato dalla consulta, ritorna dopo 2 anni l'ordinanza antidroga del sindaco di Padova, Flavio Zannonato, che sanziona con una multa di €500 chiunque contravvenga il divieto di acquistare, ricevere o consumare sostanze stupefacenti o psicotrope nelle aree pubbliche o aperte al pubblico insistenti in zone residenziali a Padova. Il provvedimento esecutivo da 2 giorni è in vigore fino al 31 dicembre. Oltre al periodo temporale, l'ordinanza a cui si riferiscono oggi alcuni quotidiani prevede che si pagherà solo €50 se si accetterà di rivolgersi entro un mese dalla sanzione al servizio tossicodipendenze. E quindi, per quanto non sia proibito consumare in Italia, perché in Italia non è proibito il consumo di sostanze stupefacenti, però se lo si fa in aree pubbliche o aperte al pubblico nelle zone di Padova, questo diventa a quanto capisco, un reato amministrativo passibile di una multa di €500, che non sono poche, è anche molto brutto questo ricatto che diventa €50 soltanto se uno va al servizio tossicodipendenze, cioè è un incentivo sulla miseria per un'operazione di controllo che sinceramente fa non può, lascia molto molto perplessi. Come ultima notizia, parliamo un attimo di quello che si muove in Italia. Ritorna di nuovo alla ribalta il movimento dei liberali, quelli che si sono chiamati liberali antiproibizionisti, liberali per la legalizzazione della marijuana. Ci sono stati un po' di sconvolgimenti al loro interno, a quanto io ho capito, magari non vorrei sbagliare, ma Edoardo De Blasio è uscito da questo movimento che ha preso un altro nome e adesso si chiama Movimento Rinascita Liberale Antiproibizionista, facente capo ad Augusto Tagliati. E qui c'è tutta la descrizione di chi sono. Ultimamente ci sono state delle elezioni, sono state elette anche delle cariche, e qui c'è un articolo che è uscito in cui si dice: a riunire le forze antiproibizioniste ci ha pensato il Movimento Rinascita Liberale Antiproibizionista. Ebbene, se è così, io direi che se ne sono molto contenta. Aspettiamo di vedere i risultati e speriamo che non sia un'azione, diciamo, più che altro di facciata, ma che veramente comprenda l'inizio di una battaglia concreta. E io direi che sono intorno ai 20 minuti, ma vorrei chiudere un pochino prima stasera, per cui se Donato riprende la linea, io per oggi avrei finito. Un commentino su Giovanardi e Luca. Allora ci sono delle domande, scusate, allora non chiudo ancora. Grazie, perché ancora oggi i medici non prescrivono a un malato, non prescrivono oltre al fatto etico? Perché hanno paura di finire in carcere? I medici quello che ci dicono è che loro hanno semplicemente paura di essere poi perseguitati anche loro, specialmente se risultassero essere pochi. Da una parte è una cosa interessante per loro perché è un bel incentivo il fatto che ci sarebbe una vasta platea di persone se loro si segnalassero come medici disponibili a prescrivere cannabinoidi, azione perfettamente lecita al momento in Italia, potrebbe essere interessante per loro anche per un ritorno economico di target proprio di possibilità di contattare una clientela specifica specializzata su un fatto. Però
Sicuramente hanno anche ragione a temere, perché poi i medici spesso hanno scontato, diciamo, le ambiguità delle leggi sugli stupefacenti anche negli anni 70, anche insomma sempre c'è stato un po' questo timore, a volte anche giustificato, per cui i medici è per quello che non prescrivono malato, diciamo che non hanno il coraggio di affrontare quello che potrebbe essere poi una successiva azione legale da affrontare. Ciao Claudia, ma adesso che i radicali hanno seminato a Montecitorio pubblicamente, che gli fanno la Bernardini? Non solo abbiamo seminato, insieme c'ero anch'io, ma Rita ha distribuito la canapa che è cresciuta da quella semina, è già successo questo pochi giorni fa, e che succede? No, non l'arrestano, rimane un caso emblematico che più si sa, e meglio è che mentre per un ragazzo qualsiasi si sguinzagliano poliziotti a spalle e viene portato in carcere ammanettato per una cosa simile, figuriamoci se una qualunque persona si mettesse a distribuire cime di canapa davanti a Montecitorio. Però in questo caso, ma non perché è deputata è intoccabile, perché c'è la flagranza di reato e quindi nemmeno un deputato è intoccabile quando c'è flagranza di reato, ma proprio perché non si vuole che la notizia abbia il merito e il rilievo che dovrebbe avere, proprio perché potrebbe sicuramente scatenare del dibattito intorno alle politiche sulle droghe, dibattito che per adesso in Italia non vuole essere scatenato. Un commentino su Giovanardi e Luca Coscioni, sì, l'associazione Luca Coscioni e Maria Antonietta in particolare, a braccetto sulla sperimentazione animale. Ma io, Gianni, che ti devo dire? Il commentino, lo sai qual è, l'ho scritto, l'ho espresso senza portare rancore verso nessuno, ognuno esprime al suo meglio ciò che ha da esprimere, figuriamoci, non è tanto l'essere accanto a Giovanardi su qualcosa, perché per carità non mettiamo limite alla provvidenza, ci potrebbe essere anche qualcosa sulla quale con Giovanardi uno riesce ad andare d'accordo, si fanno accordi con tutti su obiettivi comuni, quindi va benissimo nel metodo quello che la nostra deputata ha fatto rispetto al metodo, per carità, se lei è convinta di ciò, che certo all'interno radicale il dibattito è aperto e è vero che la mozione al congresso, che pure era una mozione assolutamente minimale, ed è una mozione che riguardava semplicemente di incentivare e sostenere la ricerca di metodi alternativi alla vivisezione, quindi non era nemmeno una mozione di presa di posizione contro la vivisezione, era solo un cercare di investire in sperimentazione alternativa. Ha perso, ma ha perso di molto poco, pochissimi voti, praticamente siamo andati quasi pari, quindi bisognerà anche tener conto di queste, come si dicevano, sensibilità diverse all'interno del movimento, del partito, ci sono su questo tema, ci sono sensibilità diverse su moltissimi altri temi, non è soltanto questo quello dibattuto al nostro interno. E quindi va bene così. Allora, quindi, e ci sono tanti ancora? Va bene, ragazzi, vedo che ci siamo, 23:13. E allora, cari amici vicini e lontani, per oggi è tutto e alla prossima puntata di Leggero Furia. Grazie.